Il giorno dell'inaugurazione del nostro inceneritore, tanto aspettato e anche tanto discusso. Diciamo, è normale che impianti così complessi e che si innestano nella discussione sulla politica della gestione dei rifiuti siano oggetto di ampio dibattito, ed è giusto che sia anche così, tra l'altro, perché queste sono scelte importanti per una comunità. Crediamo che comunque il risultato finale sia un ottimo risultato. L'impianto è bello, ma più importante, funziona bene e fa quello che doveva fare. Ha avuto il primo anno di rodaggio ed era inevitabile che fosse un anno di rodaggio. Crediamo che alla fine tutto ciò che doveva essere fatto al meglio è stato fatto e possiamo dire che anche gli ultimi mesi di attività evidenziano questo. È chiaro che un impianto che sarà oggetto, come qualunque macchina complessa, a fermate, programmate per la normale manutenzione, perché è doveroso che tra l'altro l'impianto si fermi per la normale manutenzione. Quindi non credo debba fare notizia quando comparirà sui giornali che l'impianto è fermo per interventi. È normale che sia qui ed è giusto che sia così, perché sarebbe peggio se non mantenessimo come qualunque altra macchina. Il valore aggiunto è il valore energetico che porterà alla nostra città. Ma un valore aggiunto è, come diceva lei, la produzione di energia elettrica di 65 megawatt ed è una dotazione importante ed è un importante contributo in tema di recupero energetico di questo impianto, ma non solo. Nei prossimi anni prenderà vita anche il progetto di recupero di calore, che è un altro tassello importante per massimizzare l'efficienza energetica di questo impianto e per cogliere i pieni frutti che sono stati in qualche modo seminati anni fa quando si è deciso di fare quest'opera. Ma ancora a proposito di termovalorizzatore, non tutti sono d'accordo e allora noi abbiamo cercato di capire il perché e lo abbiamo fatto ascoltando le voci di chi d'accordo proprio non è. Io ho ricevuto l'invito, come gli altri sindaci dell'area, di partecipare a un'inaugurazione. Noi abbiamo risposto cortesemente che non avevamo intenzione di partecipare a questa pseudo-inaugurazione. Secondo noi non c'è niente da inaugurare. Questo impianto ancora qualche giorno fa ha avuto dei problemi, ha avuto un incidente, sembra un'esplosione a linea 1. È da 14 mesi che funziona, ma ha continuamente problemi. Infatti non riesce a superare il collaudo che prevede almeno 60 giorni continuativi senza problemi. A questo punto ci chiediamo che senso ha questa inaugurazione, alla luce anche del fatto che non è stato rispettato l'articolo 9 del protocollo d'intesa tra i sindaci, provincia e regione, che prevedeva l'avvio dell'impianto soltanto dopo lo spostamento dei servizi industriali, ambiente tesis. Questo non è stato rispettato, questa ditta è ancora presente sul nostro territorio e per cui anche questo è un altro motivo, insomma, di protesta. Tra l'altro si era anche detto che doveva arrivare una ferrovia per portare i rifiuti, si era detto che questo impianto avrebbe fornito il teleriscaldamento, tutte cose assolutamente non rispettate. Un altro problema è che questo tipo di tecnologie sono ormai obsolete e superate, anche a livello europeo. Noi chiediamo che si incominci a ragionare su nuovi sistemi di smaltimento con tecnologie avanzate, già sperimentate, rivolte e disponibili a fare la propria parte, e su questo forse si può ragionare per risolvere il problema dell'emergenza, perché questo impianto sta creando emergenza. Tutti i rifiuti che non riesce a smaltire devono essere portati in altre parti, non sappiamo dove, e questo chiaramente non risolve il problema dell'emergenza. Questa è la nostra protesta insieme ai comitati.